Avete scelto, avete quasi, trovato. Quasi, non è una scelta facile. Ho sentito alcune cose un po' casual, c'è ancora qualcosa sul lungo. Era molto attirata da un jumpsuit. C'è ancora qualche vestito. Calzini in giro. Allora calzini. Qualcun altro, ricordi, smarriti. Le proprie tracce, se volete, naturalmente. E quello è il... Osservate sia l'abito sia la penna. Potete metterlo in tasca, nella borsa. L'importante è che vi ricordiate dov'è, perché a un certo punto vi verrà chiesto di usarlo. Non perdete il vostro abito. Il modo in cui si muoveva certe volte sembrava un animale e poi tornava subito impeccabile. Nessuno sa il suo nome. Si fa conoscere con questa H. So che ha fatto un corso di clarinetto, ha fatto le prime due lezioni, poi pensava di sapere tutto, per cui ha messo su una band, one man band, da solo, e poi alla fine forse è rimasto un suo sogno nel cassetto. Ogni tanto andavo a casa sua il sabato pomeriggio e giocavamo insieme a scacchi. Era molto bravo a giocare a scacchi, però avevo la sensazione che, rispetto a giocare con me, preferisse giocare da solo. Il soggetto è stato sotto le mie cure per diverso tempo, per risolvere il problema alla sacra iliaca, chiaramente dovuta a quei movimenti oscillanti, ripetitivi, sindrome del leone marino si chiama. Giocatori tutti presenti, età 0,99. Regole del gioco. I giocatori da soli o a gruppetti partono dalla base qui e perlustrano tutti gli ambienti di questo spazio. Mi raccomando, tutti gli ambienti, anche il PC, alla ricerca della traccia di Tasseracca. Fanno scadere il tempo, tutti i giocatori ritornano alla base. Qui, scopo del gioco, trovare le tracce possibili. Ma le dobbiamo prendere o no? No, le tracce si trovano, ma non si trovano. Fine del gioco. Avete trovato